Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come spuntano dei comportamenti poco consoni nella casa del Grande Fratello, dopo meno di una settimana, già un caso di bullismo. Grande Fratello è partito con il botto lunedì 11 settembre. Ieri, lunedì 18 settembre, c'è stata una nuova entusiasmante puntata, la terza per la precisione. Un'inquilina però sembra che qualcuno perseguitata senza pietà, come scrive qualcuno sui social. Infatti, dopo aver affrontato il televoto contro Rosi, Grecia e Vittorio sono venute a galla diverse problematiche. Alfonso Signorini sta dando nuovo lustro a Canale 5 proponendo un Grande Fratello diverso rispetto a quello dello scorso anno, anche grazie al supporto della nuova opinionista Cesara Buonamici. Gli autori, quest'anno, sono più attenti che mai al comportamento dei ragazzi, che vengono ripresi per qualche parola di troppo o per qualche gesto sbagliato. In televisione dovrebbero passare solo messaggi positivi e, un programma come il GF, non può permettersi di promuovere atteggiamenti inopportuni. Malgrado tutte le accortezze del caso, però, qualcuno del pubblico parla già di bullismo all'interno della casa. Sul web, si legge che una concorrente è stata perseguitata senza pietà. I risvolti sono davvero inaspettati e la protagonista dell'accaduto è ancora distrutta. Concorrente del GF prese in giro e derisa. La protagonista dell'accaduto è proprio Giselda, la veneta che viene dalle montagne. Un animo puro il suo che, nonostante tutto, sta facendo discutere fuori e dentro la casa. Tra gli inquilini, c'è chi crede che lei sia poco adatta al programma e alle sue dinamiche ed è per questo che l'ha votata. Fuori, invece, c'è chi ha poca fiducia nella sua trasparenza e semplicità e pensa che dietro ci sia dell'altro. Giselda è stata protagonista di atti di bullismo, in passato, e forse è per questo che, ancora oggi, è molto timida e riservata. Ha aperto il suo cuore al coinquilino Paolo Masella, mettendosi a nudo e raccontandogli di quando veniva derisa perché aveva i denti storti. A distanza di anni, la ragazza non riesce ancora a vedersi bella, fa fatica ad accettarsi e tutte le critiche e le prese in giro ricevute da bambina risuoneranno sempre nella sua mente. Giselda Torresan era in nomination, ma ad averla colpita non è stato questo. La giovane veneta si è sentita delusa dal comportamento di Paolo Masella, colui che considerava un amico e un confidente. Il macellaio romano si è giustificato dicendo che l'ha fatto perché ha visto Giselda troppo presa da lui e voleva evitare che ci rimanesse male. Parlare di bullismo è davvero esagerato, come sostiene invece qualcun altro, e come sempre il pubblico si divide. Dopo la diretta di ieri le cose per la Torresan si mettono meglio e non compare tra i nuovi nominati della casa. Attenderemo la nuova puntata di giovedì per scoprire se la montanara avrà più fiducia in se stessa come le suggeriscono i suoi compagni di viaggio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.